Allora, settimana dal 4 al 10, che prevede un solo movimento planetario, ma soprattutto una splendida luna nuova in pesci, in opposizione sempre alla Vergine. E in pesci troviamo Nettuno, Saturno, Sole, Mercurio, adesso anche la luna nuova. L'unico movimento del giorno 10 è proprio il passaggio di Mercurio, quindi Mercurio molla i pesci, passa in Ariete, ricomincia il giro Mercurio. Interessante perché allentiamo la tensione nei confronti della Vergine e dei pianeti e dei segni in quadratura, tipo con i pesci, tipo gemelli, tipo Sagittario. Ok, allora andiamo a vedere intanto quale segno stiamo andando a fare. L'acquario. Andiamo a fare l'acquario. Col 5 di spade. Ed è un acquario con la spada alzata. L'acquario in questo momento continua ad avere supporto fortissimo di Plutone, Venere e Marte, quindi la coppia sacra, la passionalità, l'amore e tutto quello che ribolle nelle viscere con Plutone, no? Nella profondità, nella psiche, ricordiamoci quando fu inventato Plutone, o inventato, fu scoperto. Quindi grande forza per l'acquario in questo momento, da questo punto di vista. Nonostante la quadratura continua con Giove e Urano, ma lo sappiamo. Nei pesci abbiamo detto continuano Saturno, Nettuno, il Sole, la luna nuova di domenica 10, ma contemporaneamente proprio quel giorno Mercurio, che in ogni caso fa d'aiuto a tutti questi pianeti, passerà in Ariete, quindi molla i pesci. Diventa più focosa la comunicazione, più passionale. Passando in Ariete Mercurio, la comunicazione torna positiva, non che fosse negativa in pesci per l'acquario, ma torna positiva, torna più aggressiva, più passionale. Migliorano gli scambi, migliorano tutto quello che ha a che fare con commerci, vendite, informazioni, computer talvolta, ma anche proprio l'esporre quello che si ha dentro. Ricordiamoci Plutone in acquario. Da domenica, quindi ne parleremo magari la settimana prossima. Tutta la settimana neutra rispetto a cambiamenti di pianeti, come ho detto, gli unici due saranno domenica 10. Adesso andiamo a vedere questa settimana con quale energie interne apre l'acquario, che con questo 5 di spade e questa spada così, insomma, sembra molto pronta a battagliare. I 5 di spade sono le bugie. I 5 di spade sono è il voler la vinta a tutti i costi. Energia interna comunque, il re di denari, energia esterna, l'appeso. È la regina di bastoni, che ci sta col 5 di spade. È un acquario deciso a dare battaglia, un acquario deciso a essere determinante, a vincerla. Con la mente, con le spade, col pensiero, con le parole, ma anche con una forte impulsività. Di base ha comunque il re di denari, quindi qualcuno che costruisce, qualcuno che va avanti costruendo, qualcuno che in ogni caso può avere ottimi risultati al lavoro, da un punto di vista economico, professionale, ci possono essere entrate di denaro, o almeno è orientato l'acquario a costruire qualcosa di molto positivo da un punto di vista economico, oppure proprio da un punto di vista pratico, mettere mattone su mattone, ma battagliando, ok? Battagliando. Vediamo comunque la settimana. La temperanza, l'appeso ancora, quindi qui ci sono situazioni che non si definiscono. Il cavaliere di spade, l'imperatore, l'asso di spade, anche qui la spada alzata proprio nello stesso identico verso del 5 di spade, e il 4 di bastoni. Re di denari, 4 di bastoni. Il matrimonio è di fondamento questa settimana. Matrimonio, rapporti stabili, unioni sacre. La casa,
La stabilità è di fondamento questa settimana per l'acquario, mantenere la stabilità, crescere, creare una stabilità maggiore. Ha bisogno di trovare l'equilibrio, lo ritrova con questa temperanza, però tutto sembra appeso, vedete, energia esterna ed energia interna si equivalgono con questo appeso, in qualche modo bisogna guardare le cose da un punto di vista differente, c'è bisogno anche per certi versi di sacrificio, si sente sospeso, c'è sospensione, c'è il bisogno di ricalibrarsi, c'è bisogno di creare nuove energie, nuovi equilibri, per farlo bisogna cercare di capire, quindi è tutto sospeso, qualsiasi decisione sospesa in attesa di, ma in attesa di uno sbocco con l'energia esterna comunque, ok? Quindi sono molto correlate queste due energie. L'acquario sta attendendo qualcosa dall'esterno. Ecco perché questo bisogno in questo momento di non muoversi. Si sente forte questa settimana, si sente energetico, si sente competitivo, coraggioso quasi, va avanti, si muove perché vuole il suo spazio, si muove, guardate, l'imperatore e abbiamo anche la regina di fuoco, si muove perché vuole vivere la sua passione, vuole vivere. Allora, la mia idea è che l'acquario vuole fare quello che, cioè non permette ostacoli in questo momento, ok? Non intende avere ostacoli sul suo cammino. Questa è l'idea dell'acquario. È deciso a conquistare, a vincere a tutti i costi alcune battaglie. Alcune battaglie sono fatte di parole. C'è un gioco di potere molto forte questa settimana con l'acquario, molto forte. Quindi ci sono delle energie che ruotano attorno all'acquario, con cui l'acquario si misura. Gioco di potere, gioco di astuzia col 5 di spade. Gioco, c'è bisogno di fare chiarezza, c'è bisogno di arrivare a conclusioni, conclusioni che finora sembrano rimaste lì. Ok, quindi grande voglia di creare qualcosa di stabile, ma contemporaneamente di trovare nuovi equilibri in giochi di veramente di potere. Probabilmente all'interno della famiglia, all'interno dei rapporti stabili, potrebbe anche essere all'interno del lavoro, ma non è esattamente quello che mi appare. Adesso andiamo a vedere come sarà, cioè, l'energia esterna, perché abbiamo questo appeso, cosa sta aspettando l'acquario con grande grinta, con grande determinazione? La forza, il matto, il 7 di denari e il paggio di spade. Sta aspettando, qualcosa si è seminato. Siamo nel campo delle probabilità comunque con questo matto, quindi però attende, o almeno questa è legge esterna, probabilmente è dall'esterno che la situazione è completamente ferma, in attesa, ed è nel campo delle probabilità. Si può seminare qualsiasi tipo di situazione. Il paggio di spade mi dice che qui c'è lo spiarsi. Quindi, se siete coinvolti in una situazione, per esempio emotiva, allora c'è lo spiarsi l'un l'altro, situazione esterna e voi, quindi la persona di riferimento è voi. Vi spiate l'un l'altro, ognuno pronto a rinforzarsi, a rafforzarsi. C'è una sorta però di gioco anche di potere, e questa cosa l'avevo vista nel 5 di spade. Quindi questa settimana l'acquario tenta in ogni modo il gioco di potere, sia che sia da un punto di vista interno con la persona di riferimento vicina ai rapporti familiari, nei rapporti del lavoro, sia mentalmente con persone o con situazioni che sono al di là del suo controllo. Ok? Quindi grande comunque il matto col 7 di spade, col 7 di denari mi dà proprio l'idea che siamo nel campo delle probabilità, tutto può succedere esternamente, l'appeso, tutto è fermo, ma tutto può succedere. Il 7 di denari mi dice che comunque un seme si è seminato, qualcosa sta per nascere. Ok? Forte l'acquario, determinato, sto Plutone lì proprio fa danni. Però è interessante. Allora andiamo a vedere
dei tre oracoli anche questa settimana, quale è per l'acquario? Pronti, partenza e via! Perfetto, andiamo. Allora, questo è il momento perfetto per gettarti a capofitto nella realizzazione di ciò che il tuo cuore desidera. Vi ho detto, avete atteso tanto, c'è stata tanta attesa, però è anche vero che c'è proprio il bisogno di andarsi a prendere quello che si vuole, e di farlo con determinazione e con estrema chiarezza, quell'asso di spade che vedevamo. Ok, allora andiamo a vedere adesso qual è la verità nascosta per l'acquario. Ti ho lasciato quando ti ho visto con qualcuno, quindi è un acquario che ha mollato, è un acquario che ha mollato quando si è reso conto che l'altra parte era impegnata, tra virgolette, o che in ogni caso aveva qualcuno, o che vedeva qualcuno che magari non era stato onesto. Ognuno di voi sa qual è la situazione, qui non si va a discutere di questo, si va a discutere che l'acquario si è tirato, ha fatto il passo indietro, qui c'è il passo indietro ed è qualcosa che tiene molto dentro di sé, molto nascosta. Potrebbe essere la vostra energia, potrebbe essere l'energia della persona di riferimento. Ricordatevelo, le energie sono reversibili, assolutamente reversibili. Però è interessante, ti ho lasciato quando ti ho visto con qualcuno. Ti ho lasciato non è per forza in un rapporto. Ho mollato il pensiero, ok? Ho lasciato che questa situazione andasse, finisse, andasse sprecata, tra virgolette, ok? Ognuno di voi sa. Vediamo qual è la colonna sonora dell'acquario, il confronto. E vabbè, ci sta. Perché ci sta? Perché abbiamo detto che questo è un acquario determinato questa settimana a vincere, ad averla vinta, ma soprattutto andarsi a prendere quello che vuole, a chiarire la sua posizione dopo tanto stare appeso. Magari una settimana in cui sta appeso, però cerca il confronto perché vuole sapere dove deve andare. O meglio, vuole andare in un posto e le cose devono essere fatte in un certo modo. Quindi un acquario molto lucido, lucido, nonostante questo 5 di spade che è un poco di... Un po' è particolare questo 5 di spade, non è che sia una carta che mi fa impazzire, ok? Però, vedete, ha la stessa spada dell'asso di spade di questa settimana, quindi ha bisogno di chiarirsi, ha bisogno di parlare. A volte i confronti servono proprio per poter finalmente andare avanti, dopo tanta attesa, dopo tanto, più che attesa mi sembra che ci sia proprio il cercare di capire come devono andare le situazioni. Diventa imperatore questa settimana l'acquario e si muove verso nuovi obiettivi. Ragazzi, buon confronto a tutti. Ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.